Pronto signora? Dica. Buongiorno, guardi, io sono il professor Cazzantico, primario di gerontopedofilia, qua alla clinica. Le sto telefonando per una ragione che penso la farà felice. E cioè, noi abbiamo ritrovato la sua parente che si era dispersa, la signora Elvira. Ma Finalmente forse... gliela possiamo riportare a casa, eh? Guardi che avete sbagliato. Scusi, lei non conosce nessuna Elvira, eh? No, Ah, aspetti, guardi. mi faccia spiegare, no? Perché le spiego come abbiamo telefonato a lei. Si tratta di questo: noi 3 giorni fa ci hanno portato qua alla nostra clinica una vecchietta di apparente età tra gli 80 e i 90 anni. E questa vecchietta era in stato confusionale, non ricordava niente, non aveva documenti né niente. È stata qui, si è ricordata solamente di chiamarsi Elvira, e poi stamattina improvvisamente ha ricordato un numero telefonico che poi è questo che ho fatto adesso, no? Il suo. E niente, ha detto: questa è la mia famiglia, qualcosa del genere. Io ho fatto questo numero pensando che fosse No, no, mi una dispiace, io non parente. sono nessuna parente Elvira. Oh, oddio, mi dispiace, chissà come ci rimane male. Aspetti, scusi, vuole essere così gentile, gliela passo un attimo così glielo dice lei. Scusi. Signora Elvira, guardi, parli con questa signora, non so se sa, ma ci parli lei. Insomma, ora ci parlo io. Chi sarà la mia parente? Pronto? Si dica. Signora. Oddio! Carla, sì. E chi è che mi conosce? Carla, oddio, ti ho riconosciuto dalla voce, meno male, guarda, ritrovato la mia famiglia. Come sono contenta, Carla, sono l'Elvirina sua. Torno a casa, mi ha detto il professore, ma Ma tanto sono prego, signora, contenta. si sta sbagliando. Ma io non... Ma lei dove vuole telefonare? Qui è a Mantova. Carla, sì, tu sei la mia Carla, poverina, guarda, ci Ma avete cercavo. sbagliato numero? No, ma ti chiami Carla? No. Come non ti chiami Carla? Io riconosco la voce, scusa, abbi pazienza. Senti, Carla, io sono a casa, oggi sono al No, signora, ma professore, mi guardi che... faccia Ma mi faccia il dottore che io ho sbagliato numero. a casa. Professore, non tagliare un lei. Pronto? Ma ha sbagliato un numero quella signora? Ma Ma dove mi vuole scusi, ma mi telefonare? scusi, Qui ma è qui, Mantova. certo, signora, ma lo so benissimo, anche noi siamo qua. Il problema è questo, l'ha riconosciuta questa signora, eh? Ma gli avete detto Ma voi che lei, mi scusi, chiamo lei si chiama Carla? Carla? Lei si chiama Ma Carla? gli avete detto voi che mi chiamo Carla? Ma lei non me l'ha detto a me, signora, che si chiama. Non abbiamo parlato dei nomi, eh? Io non sapevo come si chiamasse lei, io Guardi, vi dico avevo una solamente cosa. il suo numero. Io non c'ho nessuna vecchietta, che sarei contenta se avesse la mia mamma, la mia suocera. Sono morte 20 anni fa, E 20... allora gliela riporto io, No, non me la la riporta vecchietta, se perché le io non manca la tanto. voglio. Ma abbia pazienza, signora, qui, ora questa signora c'è Ma rimasta fatemela malissimo, sentire, si è ma mi messa a state prendendo piangere. in giro? Ma assolutamente, signora, qua, lei si chiama Carla. Ma Carla ce ne sono tante! Ma Ma che lei, Carla ho volete sentito che voi? lei ha negato a questa donna di chiamarsi Carla, perché forse allora lei se ne vuole sbarazzare, eh? Se ne vuole sbarazzare, oi, come fanno a pensare che sia una signora? Beh, insomma, Fede sembra una vecchietta, davvero. Che ti devo dire? Vero. Però la sto richiamando perché, insomma, ha negato di chiamarsi Carla. Visto, ha negato. Ha negato. Se non sapeva notare, ha negato. Ma cosa mi fai dire? Pronto? Carla, torno a casa, sono sempre io. Il professore mi ha ridato il telefono. Ti prego, Carla, non mi lasciare per la strada. Ora loro mi portano fuori Ma dall'ospedale. Non signora, so più dove andare, non dove so più abita lei? dove andare. Dove Non abita? mi ricordo più nulla, mi ricordo solamente il nome, il numero di telefono e poi questa voce è la mia Carla, tesoro Ma mio. voi avete Non mi sbagliato dire di numero. no. Avete sbagliato Ma numero. professore, mi fate lo stesso numero, non è possibile Ma aver si sbagliato sentite, il numero. magistrava, Ma si sentite, sentite. chiami Carla, mi faccia niente, ti chiami una, ti chiami Carla. Vabbè, andiamo da qualcun'altra, va. Si chiama Carla, certo, sì. Bah, dignene. Vabbè, andiamo da... E come mai questo numero gli è venuto alla mente? Lei non conosce nessuna Elvira, anche che non sia sua parente? Ma il cognome di questa donna, No, Elvira, lei non Elvira, sappiamo, lei ma si come si ricorda chiama? solamente il nome, ha capito? Noi dobbiamo andare tutto su quello che si ricorda questa signora. Senta, facciamo una cosa, sì, lei non la conosce allora? No. Io gliela passo, siccome questa signora si era illusa di aver ritrovato la famiglia, purtroppo glielo dica lei, ecco perché, va bene? Sì, È una grazie. signora molto anziana, io gliela passo, un Va attimino. bene, grazie, ma a me non Magari la frega tratti bene perché, niente. sa, glielo dica contatto, che non è... Signora Elvira? Venga, Il guardi. dottore Manglini che dice mi chiama la stessa donna che ha il mio numero di telefono.
Parli con questa signora, guarda. Sì, sì, parlo subito, vengo. Sì. Pronto? Pronto? Signora? Sì. Oh! Oh! Ma mi dica un po'. Un'ella! Eh? Se sei un'ella? Onelia? Sì, un'Elia! Sì. Se sei un'Elia! Sì. Mi sembrava. Un'Elia, sì, ti ho riconosciuta dalla voce. Sono Elvira, un'Elia. Tornerò a casa, senti, sono contenta di averti ritrovata. Tesoro mio, finalmente. Ma mi dica un po', ma di dove abita lei? Ma non mi ricordo più, c'è una gran confusione in testa. Io sono uscita di casa, mi ricordo solo di essere uscita di casa. Poi sono andata per le strade, ho perso tutto e sono cascata anche in terra. Perché poi me l'ero fatta addosso, no? Allora mi hanno portata all'ospedale. E mi è venuto a mente il numero di telefono, meno male, meno male. E poi ho sentito la sua voce, Onelia. Sei te, Onelia, sono contenta. Come? Cosa posso dire? Ma dov'è lei ora? Io sono qui all'ospedale, qui dal professore. Il professore è tanto bravo, mi ha detto ora abbiamo trovato la sua famiglia. Sì? Mi dica. Elvira. Dimmi, dimmi, Onelia, dimmi. Dimmi. Cosa? Dammi il numero, Onelia, Onelia. Onelia. Pronto? Pronto? Sì, dimmi, dimmi. Cosa? Cosa mi volevi dire? Pronto? Pronto? Sì, mi senti? Sì, Elvira. Ah, sì. Elvira, ma dov'è ora lei? Io sono qui alla clinica. A che clinica? Dove? Non mi ricordo come si chiama, gerontopedo qualcosa di... È mica la clinica Sant'Andrea? Sì, non lo so, grazie il professore, un attimo. Ecco, eh. Sì. Ciao, ciao Nelia, se si vede dopo, stasera mi portano a casa, eh? Ciao, ciao. Se si vede. Professore, ho trovato la mia famiglia, mi sono contenta. Professore, guarda, ci parli lei con questa signora, è tanto brava, io la conosco bene, sai, tanto brava. Pronto? Pronto? Signora, allora è tutto a posto, l'ha riconosciuta quando senta? Lei mi ha conosciuto anche il nome e tutto, però io non la conosco. L'ha riconosciuta dal nome, dalla voce, insomma, immagino, sì, no? Ma a che clinica è ora? Qua, la clinica è gerontopedofilia. Ma dove? Gerontopedofilia. Ma dove rimane? San Lorenzo. La clinica San Lorenzo di gerontopedofilia, io sono il primario del reparto, eh? Sì, sì, certo, certo. Non la conosce? No, ma è rimasta questa. Sì, certo, signora, certo. Senta, io, però lei non è che debba venire qua, signora, gliela portiamo a casa senza problemi. Oggi pomeriggio, guardi, massimo alle 5 siamo da lei, la faccio portare, con un'ambulanza. Sì. Professore, mi dica. Se lei vuol portare qui, mi posso rendere conto chi è, chi non è, ma però, ecco, senza impegni di niente, perché io... Questa Elvira non la conosco. Lei se c'ha questo nome... Veramente era tutta contenta, ce l'ho... Ma appunto, può darsi che l'abbia vista nell'ospedale... Signora, lei gliel'ha detto, scusi... Telefono una volta. Signora, gliel'ha detto lei a questa signora Elvira che non la conosce? Forse non gliel'ha detto perché... Detto? È tutta allegra, tutta contenta, ci ho trovato casa, ho ritrovato la casa... Se la vuoi portare qua, per me non... Gliela porto? Sì, sì, come no? Ecco, io gliela porto, magari chissà, vedendo le pareti di casa, anche lei non riconoscerà. Appunto, che io magari che non lo so, ma se la vuoi portare qua, guarda, per me è indifferente, anzi. Il problema, conosco, vede, sì... La prendo anche qua, cosa vuole? Ecco, se la prende? Ma se la conosco, sì, ma se non, ma la, se non conosco, la conosce, il problema di questa povera donna è che se lei, capito, senta, così, lei, ci rimane malissimo. Alle 5, guardiamo un po', guarda, è via Pietrazzani. Ah, sì, alle 5 vengo da lei. Vengo io personalmente perché questo è un caso abbastanza raro, tra l'altro. C'ho tutto quanto, perché noi dal numero siamo risaliti a tutto l'indirizzo senza problemi, no? Quindi noi veniamo alle 5 e la troviamo in casa, signora? Sì, sì, a voglia. Ecco, perfetto. Io guardi, la ringrazio perché lei ha questa cioè, lei però è sicura, signora, che non la conosce? Sicura al 100%? Guardi, lei la porta qua, poi vedrò se la conosco, perché io... Ecco, perché una signora, tra l'altro, fra le cose che mi ha detto, perché ha detto un sacco di cose, diciamo, strane, no? E poi ha detto qualche cosa che potrebbe essere anche vera, ma ha detto che ha una bella pensione, che lei va a riscuotere la pensione, cioè, non so se era uscita per riscuotere la pensione e poi si è persa, non lo so bene, però dice che ha diversi soldi di pensione, per cui, insomma, non so, a lei risulta, la conosce? Io non la conosco. Non la conosce? No. Ma senta, c'è il mio numero di telefono che sì, poi ho visto mi ha chiamato anche per nome. Sì, sì, beh, l'ha riconosciuta subito. C'ero, a ero presente. A questo punto penso che l'avrò vista nell'ospedale. Ma perché lei è venuta in ospedale? All'ospedale. Lei è venuta in ospedale qualche volta, io signora? Ho tenuto tanti anziani, anche il signore, la signora Pulverenti. Ah, sì. Ah, sì, anche a gerontopedofilia è venuta, signora? Sì. Ah, è venuta a gerontopedofilia?
quello lì cosa sarebbe? Gerontopedofilia. No, sono andato in ortotopia, via in chirurgia. Ortotopia? Ortotopia? No. Com'è? Non ho capito, è andata in ortotopia? Sì, dove fanno i gessi, l'intimità, sì, dappertutto. Sì, sì, ortotopia, sì, ortotopia. Anche a fare le notti e via. Ma gerontopedofilia mai? No. Sicura? No. A volte... Comunque lei... E quel reparto è in fondo a destra. Sì. Senta, signora, io gliela porto oggi pomeriggio alle 5, va bene. Spero, guardi, se per caso non dovessimo, come dire, lasciargliela, la tratti bene, glielo faccia capire con tanto tatto, perché è una donna, c'avrà, io non so quanti anni ha perché non se lo ricorda, ma dagli 80 ai 90, ecco, quindi ha bisogno di non essere trattata, capisce? Capisco, sì, ma se non, io non la conosco. E poi al limite, signora, al limite gliela lasciamo, insomma. Va bene, gliela porti quale? Sì, male che vada, gliela lasciamo. Sì, tanto c'è la pensione. Arrivederla, signora, grazie tante, buongiorno. Ecco, questa la piglia. Questa la piglia e della pensione non gli avevo nemmeno detto, l'ho detto dopo, ho pensato di invogliarla ancora più. Oh, questa al limite, la piglia! Ha dato un numero, ha detto che quello della mia famiglia, ha detto, io ho fatto questo numero adesso e praticamente, signora, non so, lei non la conosce, io sono il professor Cazzantico, primario di gerontopedofilia qua alla clinica, e l'abbiamo qui da 3 giorni, questa donna finalmente ha avuto un barlume, si è ricordata di questo numero. Ma che clinica è? Gerontopedofilia, signora, quindi in pratica... Ma guarda che si sbaglia, Non conosce nessuna Elvira di una certa età, cioè. No, ma lei mi dica di che clinica è. Di gerontopedofilia. Ma di dove? Ma di dove, signora? Della stessa città in cui abita lei, no? E io dove abito? Me lo dica un po'. E lei dove abita? Glielo dico un po', eh? Me lo dica lei dove abita. Glielo dico io? Sì. A Massa. Ecco. Voleva che non lo sapessi, abbia pazienza. Scusi, allora ho fatto un numero senza prefisso, verrà che insomma è di qui. Allora, noi il punto è questo, signora, bisogna che io praticamente gliela porti questa signora, perché non so, è sua parente. Ora non faccia finta di è sua parente probabilmente, no? Come? Dico, ma allora questa signora è scappata di casa o è stata abbandonata per le strade? No, mi dica la verità. No, me lo dica. L'hai trovata dove? Ma dove? Per la strada, cioè non so esattamente dove ce l'hanno portata, ce l'hanno ricoverata. Lei come si chiama? Io sono ma gliel'ho detto già 2 volte. Sono il professor Cazzantico, primario di gerontopedofilia. Senta, pronto? Pronto? Ah, ecco, pronto? Dica. Sono il professor Cazzantico, primario di gerontopedofilia. Dicevo alla signora prima che le avrei portato la signora Elvira, che oggi pomeriggio la portiamo a casa, sa? Perché... Sì, senta, se attende un attimo, mi metto sulla seconda linea, siccome io lavoro in questura. Ah, bene. Io lavoro invece in gerontopedofilia. Sì. Lei ha il telefono sotto controllo? Lei la moglie ce l'ha sempre. La moglie? Lei, sua moglie, sta bene? Guardi, lei sta toccando un tasto molto, molto doloroso. Anche... L'ho uccisa ieri. Senti, il tasto, lo sta toccando lei. Quale tasto? Se lei continua a toccarmi il tasto a me. Ma io a lei non gli ho toccato nessun tasto. Mi rompo il culo, hai capito? Ma come, quale tasto? Non rompa le palle. Ma a me se mi tocchi le palle una sega. Ma come si permette? Toccare il tasto. Cioè meglio questo stava questo. Lina, figlia mia, ti prego, non ripudiare la sua mammina. C'è una giornata. Senta, per te. Ti do anche la cioccia. Ti mando la pulizia all'ospedale. La pulizia, mi sono già pulita, mi faccio sempre il bidet. Ma la pulizia l'ho belle faccia. Anche qui, anche le serventi hanno fatto pulizia. Ma la famiglia non venga da me per Dio. Ma Nella. Ma sa quanta aveva? Sì, quanta aveva? 110 anni. Dai, 110. E io forse sono 110, non ne so, non mi ricordo più, ma ne dimostro meno. Sono una ragazzina. Ascolti cosa le deve dire. Va bene. Pronto? Pronto, signora, chi è lei? Io non la conosco. Oh, Tersilia. Ma che sei? Sì, Tersilia. Chi sei? Tersilia, sono Elvira. Finalmente ti ho ritrovato casa mia. Finalmente. Ma chi è Elvira? Sono contenta. Non mi ricordo il cognome, mi ricordo niente. Tersilia, mi sono ricordato il numero di telefono e poi appena ho sentito la tua voce ti ho riconosciuta subito. Ma dimmi, Tersilina mia, ho tanto bisogno di rivederti. Qui mi trovo bene, sai, però ho tanta voglia di tornare a casa. Ma dimmi chi sei, dove stai? Ma detti qui alla clinica del
professor Cacciantino, Sancho, bravo, anche un bell'uomo. Ecco, senti, allora mi ha detto che c'è la situazione della famiglia, mi riporti a casa oggi pomeriggio, sono con c'è, sono Elvira, Tersilina, sono Elvira, non ti ricordi di me? No, me ne ricordo. Ha perso la memoria anche se, Tersilia, ho che perso la memoria anche se. No, abbi ma faccio... dimmi dove stavi? Non mi ricordo più nulla, non mi ricordo. Se vengo lì e vedo la casa, me la ricordo. Come ho sentito la sua voce, ti ho riconosciuta subito. Ma te ti chiami Tersilia, no? Sì, grazie, mi chiamo. Se, Tersilia, ecco. Ma io sono appuncio. Tildino. Eh? Sì. Io sono nata a Tildino. Anch'io. Anch'io mi ricordo Ciuccio ora, mi ricordo quasi Ciuccio. Mi ricordo quasi Ciuccio. Tersilia, sono proprio io. Sei proprio sei, siamo proprio noi. Sono contenta, guarda, sono contenta, santo, santo. Oggi il professore mi riporta a casa. Ah, mi riporta a casa. Oh, Ciccina, ascoltami. Ciccina. Passami il professore. Non c'è mia più l'età di essere una Ciccina, sai io. E non mi ricordo. Passami il professore. Sono almeno 87, non so, non so quanto. Ora te lo rifaccio. Ciao, Cecilia, ciao. Professore, professore. Che c'è, signor Elvira? Venga, guardi, la Cecilia può parlare con lei. Mi ha detto che mi riporta a casa, lei mi rivola a casa, è bello. Sì, sì, benissimo, ora ci parlo. Pronto? Oh, professorino, io sento questa persona. Professorino, insomma, mi dica, non la conosce? No, io dove posso venire con sta signora? Mi scusi, ma l'ha riconosciuta? Ma lei ha detto che mi ha riconosciuta il nome, ma io non... No, io alla voce, io ho sentito la telefonata, ero nell'altra stanza, ma ho sentito, dice, ah, oh, Tersilia, lei si chiama Tersilia. Io sono meravigliata, io non la conosco, io ora non l'ho presente, sa anche io ho 81 anno. 81 anno anche lei? Sì. E questa signora ne ha di più però, ne ha di più. Forse è una sua sorella. No, io sono sorella. Punte, ne avevo due, mi sono morte. Vede, vede. Io di dove venga questa donna non lo so. Ah, non lo so nemmeno io, me l'hanno portata qua al reparto e sembrava che avesse ritrovato a casa sua. E poi è tutta contenta, ora dice mi porta a casa. Senta, professorino. Senta, signor, mi dica. Io c'ho il mio figliolo che sta qui vicino a me. Sì. Se mi porta su con la macchina, io posso venire a vedere chi è. Sì, no, gliela portiamo noi la signora Elvira. Oggi pomeriggio alle 5, signora, ma noi senta, le portiamo la signora... È inutile il me lo porti. Guardi. Perché io non posso ricevere nessuno, guarda, nemmeno per me. Perché, signora? Ma io non la ricordo nemmeno. Ma vabbè, senta, io le faccio vedere le pareti romenzi che lei non le riconoscerà e la riportiamo via. Ma se le riconosce, gliela lasciamo lì, a lei e magari a suo figlio. Ma, senta, lei... Tra l'altro, questa signora è stata... Questa. Allora, clinica di gerontopedofilia, può scrivere signora, vuol scriverselo? Aspetti, prendo una penna. Brava, foglio spero ce l'abbia. Che poi l'era geologica che noi stiamo vivendo. Ah, sì, pronto? Sì, Allora, mi sente? Sì. Io la sento peggio adesso. Sente peggio? Sì, ha cambiato telefono? No. Ah, senta signora, allora, io mi chiamo, sono il professor Cazzantico. Cazzantico? Con due Z, signora. Sì, tutto attaccato, Cazzantico. Cazzantico? No, con la Z. Alle scotte? Eh? Alle scotte? Alle scotte? Sì. Sì, come no. Sono il primario di gerontopedofilia, reparto di gerontopedofilia. Come pedalino. Pedofilia. Pedofilia? Sì, lo sa cos'è un pedofilo? No. Ecco, io sì. Allora, gerontopedofilia. Gerontofilia. No, signora, non è l'ofelia. Gerontopedofilia. Vediamo. Che quell'altro è un altro reparto. Pe come pene. Pene. Ecco, me lo rilegga per favore così, vediamo. Gerontofilia. No, signora, il pedò me l'ha lasciato, pedò. È importantissimo. Oddio, signore. Abbia pazienza, se no. Gerontopedofilia. Gentoroferentinfilia. Dofilipe gerontofila. Gerontofia, appunto. Gerontofica. Non sapranno dire. Ma qua, perché lei può sbagliare, ci sono reparti che hanno nomi simili. Allora, gerontopedofica. Gerontopelosofia. Pelosa fica. Non ho detto pelosa fica. Gerontopelosa fica, sì, brava, così. Mi dica. Ascolti,
Mi dà il suo numero di telefono, ci può parlare il mio figlio. D'accordo, ma prima mi scriva bene questa. Geronto. Non la so scrivere. Ma come? Ho bello sbagliato. Geronto Pelosa Fica. Ma senta. Cazzo antico del reparto Geronto Pelosa Fica. Va bene? Pelosa Fica? Sì. Perché lei come ce l'ha? Vabbè, forse è un po' spelacca. Vero? Senta, ma chi cerca lei? Chi cerco? Sì. Ma io cerco lei, signora. Lei è la signora Tersilia? Sì. Ah, è la signora Tersilia. Bene, allora oggi pomeriggio le portiamo la signora Elvira. No, non mi porta proprio niente. Io vengo su all'ospedale col mio figliolo. Scriva l'indirizzo. Senta, per piacere. Scriva il numero telefonico. Mi dia il suo numero di telefono. Perfetto. Allora, 69... 69 23 69 Plin. 1, 2, 3, tutti insieme. Plin. Blin. Aspetta, lo dico anche agli altri. 1, 2, 3, tutti insieme. 1, 2, 3, Plin. Giusto? No, chissà quanta gente ha detto Plin con me. Cioè, è pronto? Allora, mi rilegga. Senta, 69. Sì. 23, sì. 69. Plin. Ma che è Plin? Plin, P come pedofilia. Plin. Plin, va no, bene. Plin, Plin, come puzzo. Ma che cerca, le trappole oggi? Le trappole? Sì. No, che trappole? Ma questa non è una trappola. Signora, abbia pazienza, non venga da noi. No, io vengo. Veniamo noi da lei. Io qui a casa non ci voglio nessuno, ma senta per piacere. Ma senta, signora. Voglio dire, aspetti che arriviamo noi. No. Sì, io sì, sì, sì. Nessuno, se non conosco nessuno. Un momento. Signora Elvira, senta, parli un attimino. Pronto? Pronto. Tersilia, allora perché non mi vuoi, Tersilia? Ma di dove vieni te? Io vengo dal niente. Sono tua sorella, Tersilia. No, non c'ho sorelle io. Sono sorella. Sai com'è il mio nome? Il mio secondo nome. Anzi, il primo, perché il secondo sarebbe Elvira. Il primo è Delfa. Sono Delfa. Delfa, quant'è che è morta? Quant'è che è morta Delfa? Tanti anni. È morta Delfa? Sì. No, io preferisco il prosciutto. Senta, ma... Che cazzata in male ho detto. Mortadella. No. Il prosciutto. Ma parli con questa signora, senta cosa ha da dirle. Oddio, ho ritrovato la lascia mia. Ma vediamo, sentiamo un po'. Parli. Pronto? Pronto? Pronto, chi parla? Sono Elvira. Oh, siete in Venezia? Ma chi siete? Siete in Venezia? Sì, ma chi è? Medicina mia, finalmente sono ritrovato. Ma chi sei? Sono riusciuta dalla voce. Ma oh, chi Dio, sei? Dove sono con te? Sono Elvira. Sono Elvira, finalmente ho ritrovato. Ma Elvira chi è Elvira? Elvira, chi? Non mi ricordo il cognome, mi ricordo il mio ricevente, mi chiamo Elvira e poi... Ma chi sei, Geralda? Eh? Sei Geralda? Sì, il mio secondo nome, Geralda, sì, sono io. Venezia, sei te. Ah, Geraldo, e dove sei? Sì, sono qui, la professore Sancho. Ma la tua figliola, sì. La tua figliola, dov'è la tua figliola? Non lo so, che ho delle figliole, io non lo so, non mi ricordo per niente, ho perso la memoria. Andavo per le strade, mi hanno portato qui da questo professore tanto bravo, tanto buono, mi ha detto, guarda... Forse... Ma da chi sei? Dove sei? Sì, qui, aspetta, professore, come si chiama questo reparto? Gerontopedofilia. Geroncio pedofilia. Ma qui a Grosseto? Sì. Sì, credo, vero, siamo a Grosseto, professore. Ma certo. Aveva visto, sì, siamo grossi, Venezia, che bello averti ritrovato. Ora mi portano a casa sicuramente, vero? Ma la tua sorella, la tua figliola qua. Ma io non mi ricordo nulla, io mi ricordo solo di te, Venezia. Ma Elvini, io non lo so, io non so che dirti. Ma come, io vengo a casa, professore, mi riporta a casa da questa signora, è tanto brava. No, Nini, qui Venezia, ascoltami. Che c'è? Va a casa tua, qui non è la casa tua, casa. Questo non è casa tua. No, io voglio venire a casa tua, perché no, a casa non mia non mi ricordo più niente. Mi ricordo solo di sé, capito? Un lavole, una vole, una vole, oh, una vole, eh. Vabbè, oh, come mi chiamavo Geralda? Oh, ma che lo so io. Ma, beh, la richiamo naturalmente, eh. Ma che scherziamo davvero.
La sorella, la figliola, chi si ricorda? La vecchietta non si ricorda più niente, solo Venezia si ricorda. Beh. Un navone è un navone. Pronto? Signora? Senta. Mi scusi, forse è caduta la linea. Mi fa parlare? Parli. No, generalmente io ho questo numero. Questa donna ha una figliola. Ah, sì? Sì, io so quanto è che non vedo io sta donna. Saranno almeno 50 anni e non la vedo. Ma lei la conosce però allora? Ma mi conosce, e siamo cugine. Ma quanti anni ha questa donna? Perché io non so niente. Ma io non lo so, ha 80 anni. Forse anche di più. Ascolti, io, ma sa quanto è che ne conosco? Io non la posso prendere qui, io non la posso prendere perché... qui non ci può venire, lei c'ha una casa, c'ha la figliola. Sì. C'è la figliola e la sorella anche. Ecco, e la sorella. Sì, però lei non si ricorda di niente. Ascolti, non se lo ricorda. Ascolti, ha pagato tutte le sorelle. Chiami le sue sorelle. Ha pagato? A Paganico. A Paganico, scusi. Sì, ho capito. Ma io non so il numero. Senta, signora, noi oggi pomeriggio, per prendere un contatto, veniamo a casa sua con questa vecchietta. No, qui non ce la porti, guardi, mi faccia il favore. No, signora, la devo portare, abbia pazienza. Guardi, a me chi mi dice che ha ragione lei, non ha ragione questa vecchietta? Lei l'ha riconosciuta. Riconosciuta signora. Ascolti. Ma cosa c'entra? Non me lo porti qui. Ma che vuoi? Non fa mica niente una vecchietta. Non mi importa niente. Anche se le soffre i cuori, non le fa mica niente. È tanto buona, sa. Si chiama Elvira. La porti dalla sua sorella a Pagano. Sì, ma non so come si chiama sua sorella. E allora glielo dico io. No, ma stasera quando veniamo lei mi dice tutto. Però io devo appurare se per caso questa signora riconosce casa sua. Se lo riconosce. Ma lei non lo sa, alzare mio dove sto io. Ma sì, io? Quella è Forina, non sa il mondo dove sto io. Ma lei non si ricorda niente, poverina. E allora, certo, ascolti, ma c'ha una figliola. C'ha una figliola e una sorella. E una sorella, tre una figliola. Tre sorelle, sì. Addirittura, tutte femmine. Sì. Ammazza. Ecco, vabbè, senta signora, allora oggi pomeriggio alle 5 siamo da lei, Guardi, io non ci sono oggi, mi dispiace, ma non devo andare via oggi. Ma guardi, non c'è mica niente di male. Ascolti, un attimino. Ha paura di questa donna? No, ha paura. Io oggi devo andare via. Deve andare via. Io vado a Pagani perché sì, sono sorella e amata. Anche lei, sempre allo stesso posto, ha una sorella sì, anche lei. Sì. Ecco, allora andiamoci insieme. A che ora parte lei? A che ora va? L'accompagno io, signora. Che viene, la voce rossa, lei? Sì, l'accompagno io, facciamo anche prima. E dove la porta a Pagani poi? La porterò da sua sorella e questa la porto, così mi indica esattamente dove sta la sorella di questa qui. Va bene? Ma guardi, è la cosa. Allora, alle 5, signora, siamo lì, va bene? A sirena spiegata, d'accordo? Io guardi. Era già pronta l'ambulanza. È pronto? Sì. Signora, buongiorno. Sì. Senta, sono il professor Cazzantico, primario di gerontopedofilia, quella clinica di gerontopedofilia. Pronto? No. No? No, io non la conosco. Certo che non mi conosce. Guarda che stronza. Una conosca e butta giù. Come se ti potesse telefonare solo chi conosci. Allora! No, non va bene. Non va bene, io non la conosco. È venuta su apposta per ributtare giù questo voto. No, signora, chiamo, perché non va bene. Io non ti conosco. Chiaramente richiamo. Pronto? Ah, pronto? Sì. Mi scusi, ma la signora di prima è stata veramente poco educata, Mi dica, mi ha detto, dice, io non la conosco e ha ributtato giù. Certo che devono telefonare solamente le persone che conosce? No, mi dica. Io sono un professore, sono un primario, Cosa voleva? Cosa volevo? Anche lei però, Vabbè, ha un tono che non mi piace per niente, ha capito? Ma vaffanculo, scemo! Ma come si permette? Tamburo! Tamburo te e tamburino di tuoi bambini! Hai capito? Ma ho testa di rappa! Tamburello! Allora, si può parlare o no? Ma parla se vuoi parlare! Parlo sì, non mi dare del tu! Ecco! Allora, se vuoi parlare, parli. Io sono il professor Cazzantico, primario di gerontopedofilia. Telefono dal mio reparto per darle una buona notizia e lei mi tratta così? Tamburo, mi dice? Via sentire, qua c'è già troppa gente che fa degli scherzi con tamburo telefono. È lei! E com'è vero che è un tamburo? Io la suono, ha capito? Ma cosa? Ma come si permette di rivolgersi così a me? Tamburo. No.
il primario si è incazzato, ma è una persona importante il primario, non si può mica trattare così da tamburo, va. Ecco. Senti, mi passi quella gran cassa ai tomai, E quel tamburo ai topai. La gran cassa. Boom, boom, boom. Come ho sbagliato? Non ho sbagliato, non ho sbagliato. Ma guarda che roba, tamburo, a me tamburo. Che vuol dire tamburo? Cioè, da certe parti probabilmente è un'offesa sanguinosa. Io proprio non la conosco come offesa, assolutamente. Però deve essere tremenda. Tamburo, una... E che vorrei dire? Non so, grattugia. E dire un'offesa, sì. Torna tu, caro. Vieni. Pronto? Eccoci. Allora, la prossima volta che lei riattacca, io prendo le mie precauzioni, d'accordo? Che sentire, se vuole scherzare... Lei ritiri il tamburo, prima cosa lei ritiri il tamburo e poi si può parlare, ritiri il tamburo. Se vuole parlare pare, se no butto giù, io non ho problemi, e lei smetta di telefonare, se no lo lascio sganciato. E si lascia sganciato quello che vuole, anche i pantaloni, abbia pazienza, io devo dire una buona notizia e lei mi tratta così? Allora, se mi vuole, noi se abbiamo, mi vuole dire qualcosa, abbiamo ritrovato però la signora Elvira che è scappata di casa, che ora oggi pomeriggio gliela riportiamo a casa. Sì, ma guardi un po' che lei forse ha sbagliato numero. No, assolutamente, l'ho fatto tre volte, ho sbagliato numero. Ma guardi che lei, ho fatto tre volte, ho sbagliato numero. No, ho fatto tre volte questo numero. Sì, vabbè, d'accordo, bravo. E non faccia troppo il nervoso, ha capito? Ma non faccia il nervoso, va bene? Non alzi la voce. Com'è? Ecco, ora lascia sganciato, ha compiuto l'impresa. Ha compiuto la grande impresa. Ora lascia sganciato, è ganzo, sì, che è ganzo. Vabbè. Che le devo dire? Io ho fatto questo numero per sapere se effettivamente era della famiglia di questa signora. Dire anziani non abbiamo, mi dispiace. Ecco, mi scusi, senta, le dispiace se io gliela passo un attimo, glielo dica lei, perché sì, pensava che questa è una vecchietta tanto minutina, sa? Non vorrei che avesse poi... glielo dice lei, va bene? Sì, un attimo, grazie, molto gentile. Buongiorno. Sì, signora Elvira? Vuol parlare un attimino con questo signore, per favore? Senta quello che ha da dire. Sì, questo mi chiamato a casa mia, sì. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi dica. E sono Elvira. Sì, signora, ma noi... Come stai? Oh, mi sono ricordato. C'è la Roberta? Sì. Oddio, mi è venuto a sentire la sua voce. Sì. Sì, però non mi ricordo come si chiami, se accidenti, però mi è venuto questo nome, Roberta. Abita lì, Roberta? Sì. Oddio, mi è venuto a mente improvvisamente. Senti, allora ho ritrovato casa mia, meno male, guarda, son l'Elvira. Ma di dov'è lei, mi scusi? Io sono di qui, non mi ricordo nulla, non mi ricordo. Sono uscita di casa per le strade, andavo di qua e di là. E poi mi hanno trovato perché ero a casa in terra, mi hanno portato da questo professore Sancho Bono, un bravo uomo, sa? Sì. Mi ha tenuto, mi ha curato per qualche giorno. Improvvisamente, stamani mi è venuto questo numero, no? Sì. Ho detto, deve essere questo il numero di casa. L'ho detto al professore e poi mi è venuta questa ispirazione. Roberta, ma Roberta, vedi che c'è Roberta, abita lì, vedi? Sì, abita qui. Oddio, mia emozione, ma, meno, scusi, male, ma, meno male. Ma Roberto quanti anni ha? Roberta? Mm. Non lo so, non mi ricordo più nulla. Mi è venuto solo questo nome perché ho perso la memoria. Perché Roberta è la mia moglie? Sì, sì. Ma sì. Noi di Elvira non si conosce nessuno, signora. Perché, mia signora, mi sfugge il tuo nome per caso? Io sono Mario. Mario! Mario, sei te! Oddio, davvero, guarda, mi è preso un oddio, sono tutta rossa, mi è preso una cardana. Mario, se, Mario e Roberta, sì, sono io, la sono Elvira. Oh, Mario. Di cognome che si chiama? Non mi ricordo, oddio, aspetta, non mi viene il cognome, George, non mi viene più. Ma scusa, ma dov'è lei? Mi ripassi per favore il professore? Nella clinica, com'è Geronte, non mi ricordo più il nome. Le passi il professore, ti passi il professore Mario, ma forse mi riporta a casa. Il professore, ma Mario, Mario da Roberta, l'ho riconosciuta, mi riporti a casa oggi. Certo, se l'ha riconosciuta la riportiamo a casa. Ciao, meno male, ho trovato la mia famiglia. Ora ci parlo io, Pronto? Pronto. Sì, buongiorno. Allora l'ha riconosciuto, ho sentito? Sì. Ma io non lo conosco, signore, io se sarà un uomo di mia, ma io non li conosco.
Ma guardi, a questo punto io non posso fare, cioè la signora qui, io ero proprio là, ho sentito cosa diceva, ha detto dei nomi, ma corrispondono questi nomi? Roberta è la mia moglie. Lei ha detto Mario, sì, sì. Vabbè, mi sembra che a questo punto abbiamo qualche elemento per poter stabilire che la signora Elvira è vostra parente. Ascolti, parente no, senz'altro. Ma io, senta, penso di portare della casa oggi pomeriggio. Vediamo se guardando le pareti domestiche questa si ricorda, oppure non si ricorda niente, anche vedendo in faccia le persone, può darsi che... Va bene, bene. È un bel temporale, eh? Ma abbastanza. Ma lei è qui a Livorno? Certo, la clinica di gerontopedofilia, no? Conosce? No. Io sono il primario, professor Cazzantico. Senta, oggi verso le 17 c'è qualcuno in casa? Sì, ce l'ho in moglie. C'è sua moglie, ecco, sì. La signora Roberta, Io le porto la signora Elvira. Io, anche se lo sarò io qualcuno, insomma, la portiamo con un'ambulanza, perché tra l'altro anche il tempo è brutto. E niente, comunque la signora è autosufficiente, cioè ha solamente perso la memoria, ecco, l'unica cosa. Senta, io gliela porto e poi magari gliela lascio anche per qualche giorno per vedere se si ambienta, no? No. Come no? No, perché tanto... Ma lo sa, siccome, vede, noi abbiamo avuto dei casi ultimamente di persone anziane abbandonate, abbandonate dai propri parenti, come cani, no? Sa come si abbandonano i cani? Tre o quattro casi. Ora guardi, dico, non sarà mica uno di questi casi, no, cioè, guardi, lei nega, ma... Ascoltami un attimino, io ho tenuto la nonna della mia moglie fino a 94 anni in casa mia finché è morta all'ospedale. Sì, sì. Sicché noi non siamo abbandonati, i 100 cani, non siamo abbandonati nessuno. Se lei vuol venire qui, venga, ma la fa vedere noi, se si riconosce si cercherà di andare da suoi parenti stretti a dirgli che è qui, però Elvira noi non si riconosce nessuno. Ah sì, magari me lo dice, ma chi mi dice che è vero? Chi mi dice che è vero, scusi? Chi mi dice che lei mi sta dicendo la verità o copre qualche cosa che non è tanto giusto, insomma? Senta, professore, io non so se... Sì. Se io non scherzo... No, di pessimo gusto. No, guardi, lei ha detto No, lei si può arrabbiare quanto vuole, ma a me scherzo di pessimo gusto non me lo dice, sono un primario, Ma se lei io sono primario anch'io. Ma di che primario lei, mi scusi? Ma di che? Io sono un primario di Forni. Di Forni? Sì. Di Forni che Forni? Forni crematori, non so, ma che mi sta dicendo, mi scusi? Ma mi sta prendendo per il naso? No, e lei sta prendendo per il naso. No, lei sta prendendo per il naso me, ha capito? E si guardi bene dal farlo, ha capito? No, via. Sentivano dei fulmini, dei tuoni eccezionali, lo richiamo. Bello, boom, 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 boom. Però questo dice Livorno, ma mi sembrava livornese dall'accento, no? Mi sembrava più verso il fiorentino. È vero, vero. Mi sembra almeno, più o meno. In ogni modo, lo sto richiamando perché mi ha trattato veramente male. Non si tratta un primario in questo modo, eh? Ah, no. Sono mio un politico, io sono un primario. Pronto? Guardi, lei... ecco, di quello che mi ha detto prima... Sì. Mi chieda quantomeno scusa perché io... Ma che cosa devo chiedere? Una cosa scusi. Così non mi è mai capitata, una persona che... Ma lei trattata... non me l'ha no, so, senti lei... Ma mi dice lei... Ma l'ho trattata forse male io? Abbia pazienza, io ho detto le cose, le ho esposto le faccende come... Ma lei, stava, lei mi chiede... lascio di 3 o 4 giorni... Lei mi parla di scherzo di pessimo gusto, certo, ma una settimana gliela lascio, ha capito? Ma bravo, sì, anche un mese me la lascio. Io ho i mezzi anche legali per farlo, sì, ha capito? Bravo, perché bravo. Questa signora l'ha riconosciuta e quindi non c'è ombra di dubbio, è una sua parente, va bene? E io glielo appiccico, perché qui abbiamo bisogno di letti, non possiamo stare con tutte queste vecchiette qui, eh? Senta, professore, che? Dice qui dove è che vengo su io da lei. L'aspetto, guardi, sì. prenda nota, do anche il numero di telefono, non c'è problema, Ecco, allora, le do un indirizzo, io sono il professor Cazzantico, primario di gerontopedofilia. Cazzantico? Cazzantico, sì, tutto attaccato, cioè, ha qualcosa da dire anche sul mio cognome? No. Ecco, va bene, perché... Perché cosa? Ecco, primario di gerontopedofilia. Ecco, alla clinica gerontopedofila. Sì. Va bene, ecco, dunque, allora... Mi dia il numero. Oh, non l'indirizzo. No, mi dia il numero. Vabbè, se vuol venire, d'accordo, 69. 69? Sì. 23. 69, 23, che fa buco di culo. Ma quello lo dice lei, ma come si permette di dire queste cose a me? A 69, a Livorno non c'è il numero. C'è! 69 mi ricordo! Ma che se ne frega una di Cesena! E me lo frega tanto! Di Cesena! Ma non c'è alcuna! Ma non lo frega di te! Come si permette di stare a Livorno? Oh! Ora mi
questa che lavora, la Sippe, ho capito. E sai che c'è anche un c'è. E sa un cavolo, dovrebbe essere i numeri 9. Il 69 non si fa lì. E invece secondo me si fa. Però era calmo. Alla fine era, all'inizio era molto calmo, insomma. Però ora. L'ha ricavato. Perché mi piacerebbe. Arri, pronto? 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 Ah, è sempre lei? Sì, sono sempre io. Ecco, lei non si permetta, lei lavora alla SIP, cosa ne sa? Sono numeri nuovi, ce l'hanno assegnati ora. Sì. 69, 23, 69, plin. 23? 69, 23, 69. Questo sì. È il numero. Plin, plin. Vabbè, ora si mette a ridere. Prima mi tratta di tutti i titoli. Sì, no, guardi. Ma ha detto vaffanculo, ma si rende conto che mi ha mandato sì, a fare il culo? Ci rimando anche se insiste, ha capito. Ma lei non si deve permettere. Ma lei è livornese? Io sì, sono livornese. Ah, ora la sento più livornese, prima mi sembrava più fiorentino, uno degli stronzi fiorentini, sa? Ah, ho capito, sì. È vero? Mm-hmm. Ma lei è di origine fiorentina? Sì. Sì? Un boiolo. Ecco, lo sapevo io, ecco. Ecco, allora, dunque, mi ripeta il numero. Vabbè, via. Allora aspetto oggi qui, Ma no, lasci un mese, non vi... Ma aspetto oggi qui, ma lasci un mese, Mario, Mario. Se vi divertite. Mario. Va bene, via. Mario, ascoltami. Sì. Non era vero nulla. Cioè, mi benisce ha creduto però, Tu non baci. Dai, era uno scherzo, Mario. Ma chi se ne frega? Ma tanto gli scherzi ne fanno tanti. Senti, ero sempre io, facevo l'Elvira, cioè, facevo la vecchietta e te mi dicevi, signora, te ne... Senti una cosa, ascolta, io ho scherzato perché invece devo dirti una cosa seria. Te non mi conosci. No. Io mi chiamo Ugo. Vai. No, che c'è da ridere? È un nome normale, Prima ero cazzo antico, scusa. Va bene, non scherzo. Volevo un po' creare l'atmosfera, diciamo, più allegra, facendo questo scherzo, perché la cosa che devo dirti è un po'. È un po' delicata, insomma. Cioè, io e Roberta ci siamo incontrati e. Sì. Insomma, è successo. Sì. Bravo, ha fatto bene. L'ho suonata come un tamburo. Vabbè, ha fatto bene, vedi. Hai fatto bene? Sì. Non sei geloso? No. Oddio, mi sono contento. Non sei geloso, sei sicuro? No. Sì. Sono contento, guarda Mario, posso risuonarla? Sì, anzi, vieni a casa, guarda. C'ho le bacchette, no, nel senso, veramente. Posso venire anche a casa? Sì, vieni. Perché in macchina si fa male, sapessi, sì, si fa male in macchina. Sì, tutti, avvorticciolai, Sì, va bene. Allora, quando vengo? Sì, ma te la moglie ce l'hai? No, io non ce l'ho, vo con quelle degli altri io. Ah, è chiaro, che me la faccio a fare la moglie se ci sono quelle degli altri? Ce ne sono così tante a disposizione, figurati se seguo una moglie io, perché ci vadano gli altri magari, no. Io vado con quelle degli altri, molto più comodo, credimi, va bene, Mario. Allora, quando posso venire? Certo, guarda, se vieni così mi dai anche la sfornatina anche a me, che mi piace tanto. Ah, sì? Sì. Oddio, come fate a capire che sono anche da quell'altra parte? Sì. Perché pezzi di merda e te ce ne sono puliti, perché te sei un partanale. Te sei un partanale sarai te, sì, partanale tutti quelli come te. Ma te il buco di uno di tua madre. Bella, ora ti sento, bello livornese, mi piace, Dimmi un'altra livornese, dai, di quelle belle. Vieni qui, dai che ti spacco tutto il cuore io, finocchione. Bella questa, ancora, vieni, dai. Vieni qui. Sì, vengo. Sì, vengo. Dai, vengo tra poco. Vengo. Dimmi un altro paio. Ti spacco in testa, ti spacco la testa. Cosa fai? Cosa fai in testa? Mi schizza un ti schizza. No. Vabbè, interessante, simpatico. Devo dire simpatico, veramente. Ecco, ho trovato lo spirito livornese. Perché lì per lì mi sembrava. Madonna, ragazzi. E che si fa? Che si fa? Si richiama. Si riprova, quando si trova uno così simpatico, che poi all'inizio avete notato com'era tranquillo, com'era proprio, era un mare liscio come l'olio, e dopo che piano piano è stato portato a esprimersi veramente come una persona si deve esprimere, cioè rebu di uno, cioè, ecco, pronto? Sì, pronto? Sì. Sono sempre io. Perché sei come tutti i senesi, non c'hai il coraggio di dire un ghigna, stronzolo, buo di uno terpigame di tua madre. Ecco, io sono diventato senese, ora sono diventato senese. La moglie, c'è moglie, si chiama Rina.
Mia moglie si chiama Rina. Oddio, 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 mi sa faccio faccia mia, mi sa faccio faccia mia. No, non so chi è lei, signora, io non la riconosco. Posso tornare a casa, finalmente, sono tanto contenta, mi sono anche pisciata addosso, mi sono pisciata addosso dalla contentezza. I'm singing in the beach, I'm singing in the beach, I'm singing in the beach, e a volte anche in the mer. Sono contenta, sono contenta. Questo lo richiamo, lo richiamo. Questo l'ho buttata sull'assurdo, evidentemente ha riattaccato. Ma la Rina, che c'ha una voce stranissima, la Rina, è una voce strana. È la moglie. Mi piacerebbe parlare con la Rina. La Rina. Perché c'era la Rina? Pronto. Pronto, mi scusi, Ma io questa signora non la conosco. Lei non la conosce, ma io, lei ha riconosciuto un nome. Lei, sua moglie si chiama Rina? Mia moglie si chiama Rina. Questa signora ha detto Rina, sì. Non se la sarà mica inventato così. Il numero, ha detto un numero, era il suo. Detto Rina e abita Rina lì. Abbia pazienza, ma cosa fate voi? Cosa fate? Abbandonate i vecchietti per le strade? No. È questo che fate? No. Non c'è nessun vecchietto per la strada, ha capito? Una vecchietta sì, né però. Vecchietto, né vecchietto. Questa vecchietta è stata abbandonata per le strade, ha capito? Ha capito che... Chi è che l'ha abbandonata? Io non ho né vecchietto né vecchiette. Io sono un fratello ricoverato... Sì, no, non importa, questo è un altro discorso, Ma è la signora Rina che si è espressa così? Sì. Come ha detto, vaffanculo. Ma come si permette? Lei insiste tanto... Me la passi? E io metto giù. La Rina c'ha la voce strana, sembra Romeo Caldarrosti. Ho dominato mia moglie. Sì, può parlare molto anche con il naso, perché il naso è importante, non proprio per parlare, ma insomma a volte capita, no? Ora hanno... Pronto? Sì, pronto. Sono Elvira. Perché mi trattate così? Perché non mi rivolete più a casa? Dato via. Le fa sempre più corte, per cui bisogna anche, andare oltre. Andiamo oltre.